Amici di SS Fanta e del Casper Club, ben ritrovati con i consigli per la 25ª giornata. Top e scommesse, parto io con i top, i migliori per questa giornata, consigliati dall'algoritmo del Fanta Manager, che posiziona ancora una volta in cima ai difensori con il punteggio più alto, Kolarov, e non può che Segna essere, non può sempre, che tira i essere così. rigori. 7 gol segnati in campionato, nessuno come lui in Europa, perché grazie al fatto che è diventato rigorista della Roma, e ovviamente contro il Frosinone in trasferta è da schierare. Tra le scommesse invece io scelgo Andersen della Sampdoria. La Samp non sta facendo benissimo nelle ultime partite, però lui anche contro l'Inter ha comunque fatto una buona partita. Gioca contro il Cagliari che non veniva da un buon momento, ha vinto l'ultima, quindi vedo una buona prestazione per Andersen. A centrocampo, tornando ai top, l'algoritmo del Fanta Manager posiziona Chiesa sopra tutti. Ed è una scelta che contro l'Inter può premiarvi, anche perché quest'anno Chiesa ha un feeling particolare con Sì, le con le milanesi. milanesi, Lui aveva vero? segnato al Milan a San Siro, aveva in realtà segnato anche all'Inter, poi Sì, però c'era stato un piccolo c'è caso perché stato un hanno giallo e hanno dato. dato poi l'autogol alla Skriniar, però vorrà evidentemente rifarsi al Franchi, quindi Chiesa si può mettere. Io scelgo un altro esterno come scommessa, cioè Lazovic che gioca con il Genoa contro il Chievo. Genoa che sta facendo comunque abbastanza bene, ha trovato una Sì. buona continuità, ha vinto all'ultima anche un po' a sorpresa contro la Lazio, e quindi anche contro il Chievo ovviamente bisogna dare fiducia ai giocatori del Genoa, in particolar modo a Lazovic. In attacco, sotto al solito Cristiano Ronaldo, capocannoniere, c'è Piontek, che però lo insidia anche proprio per il titolo di capocannoniere, perché sta facendo veramente molto bene al Milan, ancora meglio che al Genoa, e immaginiamo che possa esserci un testa a testa per il titolo di miglior marcatore della stagione, e vedremo veramente alla fine chi vincerà, perché Eh sì, adesso Piontek no, è a c'è, due gol di due gol. distanza, quindi c'è tutto il tempo anche per recuperare se continua con questa media. Chiudo io con la scommessa in attacco, una scommessa per modo di dire, però El Shaarawy che nell'ultima giornata era stato fuori perché non era al meglio, poi è entrato all'intervallo e ha cambiato la partita per la Roma perché ha guadagnato il rigore poi trasformato proprio da Kolarov, quindi è decisivo, è stato decisivo nell'ultima giornata, questa volta dovrebbe partire titolare, quindi fiducia ad El Shaarawy nella Roma. E buona fantagiornata a tutti. Ciao!